Amo. Scusami se ti disturbo, mentre... Ah, vedi che stai cenando, c'è di tutto, scusami se ti disturbo, ma ti volevo chiedere una cosa, mentre che stiamo cenando, perché giustamente si parla quando si cena, e certo, e a me mi vengono domande da porti, posso portele? Posso portele? E porgimele. Va bene, allora, oggi ho parlato, ho fatto un video, perché oggi proprio ho visto uno scempio su queste elezioni amministrative, comunali, che si stanno presentando, ho detto cani e porci. Cosa ne pensi tu di questa cosa, quando ci sono le elezioni si presenta chiunque? Scusa se ti ho disturbato, però mi è venuta ora. Io di politica non parlo mai, perché è troppo complesso, bisogna essere veramente... portati, bisogna essere storici, bisogna essere capire tante cose, certo, ma penso pure che la politica è una cosa seria, certo, e come tutte le cose serie va presa seriamente, le persone serie, ovvio. Quando io giro e vedo questo Luna Park, lo chiamo così, di personaggi che non hanno capito nulla di politica, non hanno mai... Non sanno parlare manco in italiano. A un certo punto... Diventano politicanti, grandi personaggi. Fanno seggi, fanno propaganda. Ragazzi, ma a me non mi invogliano ad andare a votare. Perché non si può rinnovare una città o un paese con personaggi che lasciano il tempo che trovano. Cioè è diventata una farsa, ma non è bello vedersi nei poster, nei muri, o vedere i santini nei bar, nei tabacchini, nella macelleria. Basta che è finito, cosa vuoi dire? Concludi. Arriva al dunque. Smettiamola, perché sennò veramente la gente. Ma perché non ti candidi tu? Ti fa un santino, ti fanno cartelloni. Ma non ho bisogno di questo, assolutamente. Cioè, ma quindi non... Se sono anonimo resto anche col santino della politica. Vabbè, punto, io ho capito che tu stai puntando a qualcuno diretto. Ma se io sono una persona anonima. Basta, è finito. Saluta. Scusa se ti ho disturbato. Scusa. Yeah.